Allora, ragazzi, quanti di voi, proprio come è stato scritto, hanno un vecchio dispositivo per lo più datato e lo utilizza per fare altre cose? Per esempio, io nel mio caso mi ritrovo tra le mie mani un Samsung Galaxy Core Prime LTE, un dispositivo del 2014. Allora, oltre che ad essere abbandonato a se stesso con gli aggiornamenti, io lo utilizzo per farci altro. Per esempio, lo utilizzo per registrare l'audio di questi video e più delle volte. Però lo possiamo utilizzare anche per fare altre cose. Per esempio, lo possiamo utilizzare per videosorvegliare la nostra casa. Volete sapere come? Beh, vi basta seguirmi subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, se avete sentito bene nella intro di questo video, un vecchio smartphone lo possiamo utilizzare come dispositivo di videosorveglianza, ovvero come videocamera di videosorveglianza. Non serve nulla, servono solo delle semplici app che ci consentono di fare tutto questo. Allora, innanzitutto prendete il vostro dispositivo che volete utilizzarlo come videocamera di sorveglianza, in questo caso perché il video parla di questo, e rechiamoci al Play Store. E la prima applicazione da installare sul vecchio dispositivo è AT Home Video Streamer, di cui un'applicazione che ci consente di impostare il nostro dispositivo come telecamera di videosorveglianza, e la trovate a Play Store, link qua in basso in descrizione. L'altra cosa da fare è prendere il dispositivo con cui vogliamo controllare la nostra telecamera di videosorveglianza. Quindi, recandoci nuovamente a Play Store, questa volta dobbiamo procurarci l'applicazione AT Home Camera, un'applicazione che ci consente di sincronizzare il nostro vecchio dispositivo che intendiamo utilizzare come telecamera di videosorveglianza e sincronizzarlo con il dispositivo con cui vogliamo controllarlo. L'applicazione è molto facile da utilizzare, non appena viene installata ci chiede una registrazione facile facile, quindi potete utilizzare una vostra mail, una vostra password. Una volta che vi siete registrati, e voilà, eccovi davanti alla schermata principale dell'applicazione. La cosa che dobbiamo fare in questa applicazione è quella di sincronizzare il dispositivo che intendiamo utilizzare come videocamera di sorveglianza. Quindi dal menu in alto, dalla più, andiamo a premere quel pulsante e ci darà tre semplici opzioni. Quindi possiamo inserire manualmente i dati oppure generare un QR code o magari andare a fare una scansione direttamente sulla rete a cui è collegato il nostro dispositivo. Però per utilizzare questa funzione devono essere collegati entrambi alla stessa rete, ma a noi principalmente interessa o quella lì di inserire i dati manualmente oppure di andare a generare un QR code, ovvero di andare a leggere un QR code. Quindi premiamo il pulsante per leggere il QR code direttamente integrato nell'applicazione e poi prendiamo il nostro secondo dispositivo che vogliamo utilizzarlo come videocamera. Quindi dall'applicazione stesso, non appena viene aperta, possiamo vedere sia i dati d'accesso che possiamo inserire manualmente sul dispositivo con cui intendiamo controllarlo, oppure possiamo generare un QR code. Ma per essere più comodi, basta generare un QR code, andare a leggerlo con il dispositivo con cui vogliamo controllarlo, e voilà, il gioco è fatto. Ed ecco qui che possiamo vedere subito il dispositivo, un nostro dispositivo vecchio come telecamera di videosorveglianza. E tutto ciò può essere utilizzato anche da remoto. Quindi, una volta configurato, possiamo controllare il nostro dispositivo anche da remoto. Quindi, una volta che abbiamo la videosorveglianza da remoto, abbiamo a disposizione tutte quelle impostazioni come parlare direttamente all'interno del dispositivo con il microfono integrato, possiamo fare una videoregistrazione, possiamo vedere tutti i file al suo interno. Insomma, l'applicazione consente di usufruire di alcune svariate funzioni. Ma l'altra cosa che ci consente di fare l'applicazione
È proprio in menu impostazioni prima di avviare la videosorveglianza remota, di cui ci consente di cambiare il nome del dispositivo in modo da riconoscerlo subito, inserire una password e variare qualche altro dato. Beh, ragazzi, avete visto come è possibile utilizzare un vecchio dispositivo per fare molteplici usi. Come ho detto io all'inizio, io lo utilizzo sia per registrare gli audio di questi video, ma lo possiamo utilizzare anche come videocamera di sorveglianza. Ma non sono questi i due usi principali, ma ne possiamo fare anche tanti altri usi. Per esempio, lo possiamo utilizzare anche in auto con Android Auto, lo possiamo utilizzare come dispositivo Alexa in formato Echo Show. Quindi, ragazzi, ne possiamo fare diversi usi. Magari in futuro vi porterò altri tipi di video su come utilizzare un vecchio dispositivo per farne altri usi. Quindi, ragazzi, volevo farlo già da tempo questo video, solo che poi ho avuto il problema con il canale, dovevo portarlo all'inizio anno, ma eccolo qua, ve l'ho portato ed è presente qui. Quindi, ragazzi, se anche voi avete un vecchio dispositivo e lo volete utilizzare in questo modo, o magari già ne fate uso con un vecchio dispositivo in un altro modo, fatemi sapere qua in basso nei commenti. E ragazzi, scatenatevi, ditemi quello che volete, insomma facciamoci una chiacchierata qua in basso. Poi ovviamente, se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, ci tengo tantissimo, mi aiutate molto. Oltre che ad esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sempre sui miei video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate molto. Per voi è gratis, ma per me è un grande, grande aiuto. E lo sapete già, è inutile che ve lo dico, ve lo dico, ve lo ricordo all'animazione, mi trovate anche su Instagram, @mythicalsnake, ma tutti i link ai miei vari social li trovate qua in basso in descrizione. E anche delle applicazioni di cui vi ho parlato in questo video, trovate tutto qua in basso in descrizione. E noi, ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale. Ciao!